Innanzitutto bisogna inserire nel sistema anche chi arriva via terra, oggi questo non avviene e perciò c'è anche un disequilibrio tra le varie regioni in Italia e questa è la prima richiesta. La seconda riguarda l'abbreviazione di tutte le procedure per vedere chi ha diritto all'asilo, al diritto a protezione internazionale, come lo fanno anche altri stati, definendo per esempio anche stati terzi sicuri per i quali non è neanche necessario avviare la procedura. E terza richiesta riguarda poi il rimpatrio, perché bisogna dar luogo ai rimpatri, bisogna stabilire le procedure, chiarire chi deve fare che cosa. Sarebbe assurdo avere prima le procedure e poi avere la situazione che comunque anche chi si è visto negato alla sua richiesta rimane sul territorio.